Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Allora, oggi ho avuto un inconveniente che può accadere facilmente in allevamento, ok? E volevo condividerlo con voi. In pratica, il soggetto di cui la femmina che vi faccio vedere adesso è una bellissima emu pastello. Come vedete qui, bella femmina, ragazzi, di taglia enorme, questa maschera. Ha fatto l'uovo per terra, ok. Succede, ragazzi, ok? Fa parte dell'allevamento. Come vi ho detto, può accadere, è una cosa normalissima. In più, è il primo uovo della stagione. Ragazzi, non bisogna stressarsi. Il consiglio che vi darò oggi è molto importante perché normalmente dobbiamo mettere un asciugamano perché l'indomani abbiamo paura. Fa lo stesso, ma vi do un altro consiglio che è questo qui di mettere semplicemente un uovo di plastica. Faccio vedere adesso. Ecco qua, ragazzi, mettiamo un uovo di plastica, tutto qua, nient'altro, ok? Ovviamente nella speranza che la femmina si trovi a suo agio e domani lo fa nel nido. Questo ci farà risparmiare tantissimo tempo e stresserà meno la femmina perché non dovrà avere a che fare con l'asciugamano e inizia a giocarci, fanno le feci, eccetera, ok? Dunque bisogna fidarsi, ragazzi, lo facciamo una volta sola e vediamo il risultato. Ovviamente l'indomani condividerò con voi il risultato, ok? Per esempio, ragazzi, l'indomani ritroviamo l'uovo rotto nel fondo, ovviamente in quel caso non abbiamo altra scelta, ok? Allora ragazzi, con questo video che cosa ho voluto dire io? Semplicemente che a volte vi dovete fidare, ok? Come vi ho detto, se la cosa persiste, ovviamente dobbiamo mettere un piccolo asciugamano di colore chiaro a volte perché dipende sempre da cosa usate come fondo, ok? Ovviamente se il vostro fondo è scuro dovete usare un asciugamano scuro o qualcosa di soffice, ma dello stesso colore del fondo. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere insieme come sta proseguendo la stagione con le coppie che ho messo a disposizione per voi. Dunque, in sintesi, la coppia che vedete qui sopra, che è quella dei Parva, finalmente ha cominciato a 5 uova che ovviamente lascerò per 5 giorni, ok? Dopo, se sono piene, li trasferisco sotto i canarini. Così dopo 7-8 giorni la femmina rinizierà a rifare il nido. Così facendo abbiamo molta più percentuale di riuscire la stagione. Perché i canarini sono molto più docili, sono ottimi genitori, ok? A differenza dei cartellini che molto spesso gettano i piccoli fuori dal nido, ok? O rompono le uova, o non danno da mangiare, eccetera. Ovviamente non tutti. Dunque, vi ripeto, così facendo aumentiamo la percentuale di riuscita. Il secondo turno, ragazzi, sarà ovviamente per loro. Dunque, così facendo abbiamo da una parte i canarini che sono occupati con i piccoli e dall'altra diamo l'istinto della femmina di covare, di allevare i piccoli. Perché credetemi, se esagerate, la femmina non vi fa più niente, ragazzi. Questi sono uccelli intelligentissimi, credetemi. Gli levi una volta le uova, ok, la seconda volta può darsi, ma la terza volta spesso non vi fa più niente, ragazzi, e si blocca. Dunque, ragazzi, se volete veramente aumentare la percentuale, vi consiglio il primo turno sotto i canarini, il secondo sotto di loro. Poi, ragazzi, abbiamo i negrigi della Bolivia. Il maschio è molto molto aggressivo. Voi direte è una cosa negativa? Da una parte sì, da una parte no. Perché così facendo lui ha fatto invogliare la femmina ad entrare nel nido, a fare il nido e le uova. Ovviamente anche con il suo canto, che è molto molto importante. Stessa cosa, ragazzi, la piccola è sotto 4 uova, ok? Una si è rotta, succede l'ultimo uovo con lo stress,
come vi ho detto, il maschio è un po' aggressivo, si perdona ragazzi, non dovete stressarvi, mettere gli asciugamani e tutto, succede come vi ho fatto vedere nel video, ok? Abbiamo una new entry, che è qui sotto, ok? Perché sto facendo un piccolo esperimento con queste due coppie. Come vi ho detto, una new entry, che sono qui sotto, è una coppia che ho preso da un'altra parte apposta per voi. È un maschio bruno e una femmina bruno pastello, e in più il maschio è portatore di bruno pastello, dunque una coppia ottima, ben sincronizzata. La femmina era pronta a deporre, il maschio era di riserva, dunque ho pensato bene di inserirlo per voi. Dunque adesso andiamo a fare un piccolo giretto. Allora ragazzi, il nostro video termina qui, spero che sia stato un piacere per voi. Ovviamente non dimenticate di iscrivervi, lasciare un piccolo commento eccetera, perché questi video ragazzi prendono tantissimo tempo, credetemi, ci lavoro per settimane a volte e come ben sapete siamo in piena stagione, ho altre coppie, ho altri impegni, ma penso sempre a voi, provo sempre a postare ogni settimana. Per questo un piccolo commento fa sempre piacere. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.